Ok, hai sbloccato il cinema, ora puoi riguardare i filmati del gioco. Ok, ciao ragazzi, bentornati su Kirby Star Allies. Nello scorso episodio abbiamo fatto due livelli e abbiamo sconfitto Wispy Woods. E oggi andremo avanti. Allora, ho ricom... Ok, che è? Il mondo della pace Dreamland? Ok, non dico niente perché... allora, dicevo, non dico niente perché... Perché ho riniziato il... cioè, sono uscito e sono rientrato. E basta, non ho fatto altro. Quindi se si esce e si rientra c'è una cosa diversa. Devo... Ok. Va bene. Allora, in questo episodio... Anzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto Wispy Woods nella foresta fruttosa. E uscendo, vabbè, si resetta tutto. Ma non le vite, siamo a 18 vite. Ok. Allora, direi di usare il Palazzo dei Sogni per riprendere il nostro amato, non mi ricordo il nome, Waddledee aiutante. Comunque, perché lo ha notato? Perfetto. Dicevo, perché lo ha notato? Sto cercando di modificare, il mio setup video. Ora, non sto facendo modifiche, compro quello, compro quell'altro, no. Sto modificando un pochino la cattura dei video. Ora dovrei riuscire a farlo in 60 frame fissi, se il... se i miei equipaggiamenti me lo permettono. Comunque, andiamo subito, in biscotto bonus, il livello extra di... del mondo della pace, Dreamland. E poi andremo alla contesa al castello Dedede. Allora, andiamo subito. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E andiamo. Allora, questa host, non voglio dire niente. No, non dico niente. Allora, fermati te. Ecco a voi l'abilità ninja. Allora, abilità ninja. Un po' di aiuto in battaglia direttamente dal villaggio dei ninja. Aggiungi il potere di un amico ai coltelli o alla spada e fenderanno aria con il vento o il fuoco. No, e fenderanno l'aria con il vento o con il fuoco. O il fuoco, vabbè. C'è mai stato un ninja con il potere degli elementi come arma? Mitico. In realtà sì, però vabbè. Allora, ok, sempre le solite? Sì, sembra di sì. Bomba di fumo. Fermi, fermi. Ah, attacco Sakura è bellissimo. Ora, ho visto un piccolo easter egg. Ninja Splash. Allora, dicevo, ho visto un piccolo easter egg. Ok, sì, l'attacco Sakura. Ok, poi easter egg. Una piccola cosa, che l'attacco Sakura cambia in maniera elementale, ovvero, se avete ad esempio elemento acqua, ci saranno quei fiori, se no ce ne saranno altri. Ok, i pugnali d'acqua si chiamano. No, coltelli. Fendenti. Colpo ninja. Con l'acqua che lascia. Va bene. Andiamo avanti. Comunque, come ho già detto in questo episodio, faremo questo livello e poi anche il prossimo. Del boss. Sperando sia il boss. Non conteneva niente. Ok. Ah, che bello. Ok. Io per ora seguo quello che mi dice il gioco. Ok. Mi sa che se sbaglio c'è un problema. Allora, qui...
No, mi dice su. Fermi. Ok. Avanti. Ok, prendiamo tutto, non si sa mai. Allora, mi dice in basso, quindi andiamo in basso. Ancora in basso. Ok, robe. No, ripeto, questa host mi sembra di riconoscerla, però... Però non mi viene in mente il nome. Però... vabbè. Allora, andiamo avanti. Tu vieni qui. Prendo... No, lui no, non mi piace per ora. Ok, ninja ardente, ok. Bellissimo. L'attacco Sakura è fantastico. Ah, davvero, mi sta piacendo l'attacco Sakura. Ah, davvero, davvero bello. Poi ovviamente tutti quei fiori hanno dei nomi, per ovvie ragioni. Questa pianta mi sembra un po' troppo strana. Esatto, una chiave. Si distrugge se... Forse no, una stellina, grazie. Allora, proseguiamo. E qua c'è roba, però voglio vedere un po' meglio. Intanto quella è l'attacco ninja, il calcio ninja. Comunque, una piccola cosa che non vi ho detto. Facendo così, ovvero sto tenendo L o R, non ve lo dice il gioco per ora, meglio farlo veloce. Si può parare, il danno verrà diminuito, però incasserete il danno, insomma. Incassate meno danno, ecco. Ok. Però facendo così e andando o a destra o a sinistra, schiverete, ed è una bella cosa. Avete dei frame di invincibilità, anche se pochi, ma è fantastico. Allora, andiamo su. E porta extra. Come ne può un'abilità? Oh, premi. Ah, anche meno? Un secondo. Quindi anche meno? Ok, qua mi sa devo fare in fretta. Miseria. Ok, via, 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 via. Ok. Siamo tutti. Bene. Bene, il pezzo arcobaleno. Ok, l'abbiamo preso. Ora, ovviamente, se manco qualcosa, non so se tornarci in futuro. La miseria. Dicevo, non so se tornarci in futuro o farlo durante la giocata, insomma. Non so come dirlo. Ok, non c'è nulla, bene. Dicevo, non so se tornarci quando la... Oh, ioi, ma... Oh, e volete smetterla con questi Waddle Dee? Che poi sì, quelli sono Waddle Dee e basta. Non sono Waddle Dee aiutanti. Via, 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 via. No, quello lo voglio, eh. Ok. Allora, dicevo, non so ancora come fare, perché per ora devo ancora mancare il... il pezzo di puzzle speciale. Ok. Ninja parasole. No, proseguiamo. Ok. Bonkers. Allora, Bonkers è davvero potente, Bonkers. Ora, non so se vi danno lui come cosa, dovrebbe, forse. Allora, vai. Ok, no, vi danno Bonkers, ok. Sgocciolo via. Oh, Vividria, oh, bene. Allora, Vividria, ovviamente, io dico, oh, perché è nuovo per me il gioco.
Però in realtà per chi lo ha già giocato, davvero mi piace questo gioco per ora. Allora, Vividria dovrebbe essere... Ok, nuova abilità, abilità artista. Questa è nuova del gioco. Parti per un viaggio all'insegna del colore con un variopinto pennello. Sì, con un variopinto pennello come compagno. Disegna le cornie e condividile con i tuoi amici. Non è una vera magia? L'arte può salvare il mondo. Bella, davvero bella. Allora, no, fermo, voglio vedere le abilità. Cioè, gli attacchi. Allora, pennellata. Spruzzo di pennello. Pittore. Scultura. Premi B con dopo scultura, ok. Y. Pennellate dolorose. Cosa fa pennellate dolorose? Natura morta. Wow. Durante muta forma con pietra. Pittura roccia. Ok. Vediamo un attimino. Pennellata. Ah, quindi se ci sono... Aspetta. Bello. Bello. Mi piace, mi piace. Intanto robe. Ah, un macaron. Bellini macaron. E anche buoni. Allora, scatto con B, spruzzo. Spruzzo di pennello. Ok. Pittore. Che carino. Che carino. Fermi. Meta Knight. Ne posso creare. Ok, non vedete. Meta Knight ancora. Cioè, posso creare i miei seguaci. E sono anche invincibile, sembra. Che figo. È fighissimo. No, carina stabilità, mi piace. Scultura, un attimo. Ok, non posso muovermi. No, dai, perché devi romperla? No, ho sbagliato. No, che? Un attimo, eh. Ok, questa è di un gioco, è un riferimento ad altri giochi. No, c'è altro? Un vaso. Ah, non gli è piaciuta la... No, dai, carina. Questa abilità è carina, dai. È davvero... Davvero bella. Mi piace. Ok, nuovo. Ora, non voglio vedere pennellate dolorose. Perché gli attacchi che finiscono con Y dovrebbero rimuovere le loro abilità. Come Bonkers. Dovrebbe avere un attacco. Ecco. Lancio martello. Lancio martello vi leva l'abilità. Questo qui, ve lo faccio vedere. Salta, per favore. Questo qui vi leva l'abilità regolarmente. Mi fai scendere? Di regola, se avete voi l'abilità, ve la fa levare. Quindi state molto attenti. Ok, fine livello. L'ho visto illuminarsi. Penso che quando si illumina intanto... Ok. Sembra un ring. Vabbè. Io ripeto, non so niente di questo gioco. Proprio zero assoluto. Comunque, dicevo. Ok. Dicevo, penso che quando si illumina il bruco, che dovrebbe essere un riferimento all'anime di Kirby... devo premere A. B. Comunque, abbiamo finito tutti i livelli del mondo della pace Dreamland. Quindi ci manca questo. Contesa al castello dei Dede. Ok. Aio, che botta. Allora, direi 3.
Un attimo, voglio vedere questo prima. Martello lampo. Ok. Allora, questo qui, questo tizio. Allora, lui, Spinotto e Natura Morta. Intanto lascia gli schizzi sul pavimento, è bellissimo. Dicevo, sono dei riferimenti a Kirby 64. Proprio wow. Ora, voglio vedere te un attimo. Abilità plasma. Ok. Intanto mi dà di nuovo Vividria. Allora, abilità plasma. Scusate se guardo tutto delle abilità, ma voglio vederle. Allora, grande ritorno dell'abilità plasma. Davvero, è vecchissima questa abilità. È dei primi giochi di Kirby. Poi, questa abilità ha avuto tante modifiche. Da abilità plasma è diventata abilità elettro. E poi da abilità elettro è diventata di nuovo, sembra ora, abilità plasma. Allora, muovi control stick, ok, in tutte le direzioni per accumulare energia. E poi spara il colpo. Puoi anche sparare verso l'alto. Sto registrando. Carica di energia elettrica le armi che, dei tuoi amici per rendere i loro colpi ancora più micidiali. Ok. B, ago di plasma. Muovi del plasma plus. Ok. Plasma plus breve, freccia di plasma, raggio di plasma, onda di plasma. Ok. Ago di plasma in su. Ok. Va bene. Si attiva con barriera di plasma. Ok. Durante velocità lampo. Fermi. Ok, questa è la barriera di plasma. Ah, no, che figo. Però consumo la carica. No, che figo. Cioè, posso scappare quando voglio. Che figata. Ora, un secondo. Bellissimo, davvero bello. Mi piace tanto. Allora, ok, ho illuminato questa cosina e mi ha dato. Ok, no, ho sbagliato. Ok. Ah, quindi anche. Ok, quindi anche se li tocco va bene. Allora, comunque, questa è l'abilità a raggio. Questa abilità sprigiona moltissima energia. Usa il raggio rotante. Oppure spara un raggio esplosivo a mezz'aria. Se devi elettrificare le armi dei tuoi amici, usa onda d'energia. Ok. Ok. Tieni il potere, lascia onda d'energia. Raggio traente. E basta. L'abilità raggio non è tanto buona. Non ve la consiglio se non la sapete usare. Perché io non la so usare, ma è davvero strana. Perché, come avete visto, può fare tante robe. In alcuni attacchi è invincibile. Tipo questo, quando lancia la sfera lì. Praticamente quando il vostro personaggio è leggermente così, va un po' psichedelico, vuol dire che è invincibile. Ed è un po' strana. Ora, via, per favore, grazie. Voglio te invece, che è abilità lottatore. L'abilità lottatore offre tantissime tecniche. Va bene per un po', poi lo so che un po' può stancare leggere sempre, però vabbè. Ma quella più bella di mossa di questo è il super colpo dell'onda istantaneo. Perché non lo fa? Eccolo. Perché poi c'è anche boom. C'è anche questo, che è davvero potente. Ok. Qua mi sa devo avere il coso elettrico. Comunque davvero, questa abilità è davvero potente. Ora. Ok, Bugsy. Allora, Bugsy, attenzione, stateli lontano. Statela assolutamente lontano. Ok. Fermi.
abilità wrestler. Ok. Un combattente dello spirito indomabile. Usa calcio multiplo oppure scatta per attaccare. Affare i tuoi nemici con su. Ok. Presa fulminea. Scatto o presa supersonica? Che differenza c'è? Vabbè. B vicino a un nemico, sollevamento. Presa più B. Pedate furiose. B in aria, calcio multiplo. Sollevamento 1. Suplex. Ah, ok, è vero. Questa abilità, se non ha nemici contro, un po', se non ha nemici, è un po' inutile come abilità. Però. Ok. Volevo vedere un attimino le cose. Cioè, hanno aggiunto questo attacco. Questo attacco non c'era prima. Questo calcio multiplo. Ok, va bene. Recluta il giusto numero di amici. Ah, sì, vero. Di quella porta ho controllato. Come devo fare? Ma povera Vividria! Cioè, gli ha tirato una sberla. Cioè, una sberla. Gli ha tirato un. Dai, no, è brutta un po'. Un po' è brutto. Comunque, dicevo, di quella porta. Ho controllato. Dovete essere il numero minimo di personaggi messi sopra. Quindi, se c'è scritto 2, vuol dire che dovete essere in 2. Quindi, se. Ovvio un po' come cosa. Allora. Ok. Aio. No, laggiù c'è coso. Ok. L'ho visto, meno male. Ok. Un po' questa abilità è buona, ma se non ha nemici vicino è un po' inutile. Direi, fermi tutti, prendo lui, che mi può trasmettere la sua abilità. Ok. L'abilità potenziata. Questo però non funziona. Va bene. Dicevo, può trasmettere la mia. Cioè, da me. Ora, tipo, adesso questo qui dice 2. Se io ero da solo non potevo usarlo. Ora. Il ma. Cioè, posso prendere l'abilità anche potenziata. È davvero bella come cosa. Ok. Ora, io ripeto quello che ho già detto. Non ho fatto la demo intanto. Bello, bello. Dicevo, non ho fatto la demo di questo gioco. Perché c'è una demo gratuita su l'eShop di Nintendo Switch. E se la volete provare, provatela pure. Cioè, è anche bene provarla. Però, me. Ok, pezzi di cibo. Intanto Bugsy tieni. Ok, intanto qui. Ok, posso prendere robe. C'è stato del lag. Però ora posso proseguire. Intanto ho controllato e questo coso dovrebbe come si dice, ricaricare la vita di tutti i personaggi. Quindi è una cosa molto buona. Allora, vai, tanto per se danno qualcosa. Ricordo, non utilizzate Y per questo attacco con il martello, perché sennò dite addio al martello. Ok, King Dedede. Va bene. Oh, calmati, eh. Aio. Ah, è vero. Stare anche nei pressi di King Dedede fa male. Posso muovermi? La miseria, che danno.
Ok. Va bene. No. Ora, questo attacco verso il basso è davvero potente. La trottola, se non erro, mi sembra si chiami. Ok. Dicevo, questo attacco, la trottola, vi rende invincibili. Quindi è davvero potente. E sembra che faccia un danno all'alto. Quindi è davvero buono. Per favore. Aglio. Maremma. Io sono pronto quando vuoi. Ah, l'ha sconfitto Bugsy. Che? Cioè, perché i crediti? A parte iperveloci. No, che so... Già finito, no, eh. Amico di sogno King Dedede, ora puoi chiamare l'amico di sogno King Dedede dirigita al Palazzo dei Sogni? Nuovi amici di sogni, un sogno che diventa realtà, ora puoi chiamare gli amici di sogno Adelaine e Ribbon, Meta Knight Nero e Daroch. Mondo dei Miracoli, pianeta pop, ok... cerca i cuori oscuri nel mondo dei miracoli. Tieni inclinato su per selezionare potenti abilità, amico, mentre Kirby continua il loro viaggio attraverso vasti mari e verdi colline. Ok. Va bene. Ok. Cioè, no, aspetta. Abbiamo sconfitto King Dedede, a parte come l'abbiamo lasciato a terra stramorto. Comunque, possiamo utilizzare altri 4 personaggi, di cui uno è di regola della storia e altri 2 Ok, King Dedede, al posto di Bugsy, perché tanto ora spengo. C'è... Intanto, fermo, eh. King Dedede, vabbè, lo state leggendo. E anche lui dovrebbe avere trivella. È la trivella che vi rende invincibile. Questo attacco è davvero potente. Allora, lancio martello Dedede, ok. Sott'acqua, vola... Mentre voli, proiettile d'aria. Ah, sì, vero. Ora, un secondo. Bello. Allora, dicevo. Mi sembrava un po' strano che durasse così poco. Cioè, ha fatto vedere subito i crediti. Cioè... Questo è un bel troll. È un bel troll, un po' mi piace, dai. Allora, quindi abbiamo finito. Siamo sui 30 minuti.
secondo il mio coso. Quindi andremo. Intanto questo è il pianeta Pop, quindi non c'è un coso, cioè è uno dopo l'altro. Ok. Cioè, questa è Dreamland e questo è il pianeta Pop. Ok, allora. Altura amicizia. Ok, e quel tizio. Ok. Allora, quindi abbiamo finito. Nel prossimo episodio andremo, o meglio, inizieremo il pianeta Pop. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!